Morena Diazzi, direttore generale assessorato alle attività produttive della Regione Emilia Romagna, semplificando perché il titolo è. Rapporto economia 2019 Union Camere e Regione Emilia Romagna. Le cose positive ci sono, evidentemente una regione che sull'export e sull'occupazione tiene, ma non solo. Dal suo punto di vista? Beh, diciamo che l'export che fa più 5 rispetto a un commercio internazionale che fa più 3 significa che le nostre imprese stanno andando a giocare una partita anche in ambiti, diciamo, ulteriori a quelli che sarebbero propri, quindi credo che sia un dato molto importante. Così come sul mercato del lavoro è importante sì il tasso di disoccupazione, che ci avviciniamo al 5%, siamo al 5,2%, ma è importante soprattutto la partecipazione al mercato del lavoro che sta crescendo nella nostra regione, quindi denota, diciamo, anche una visione più positiva rispetto appunto alle opportunità di lavoro. Questi sono due dati molto importanti che si accompagnano naturalmente a un cambiamento strutturale della nostra regione che è in atto, che è importante, che da un lato vede tutta la questione della trasformazione industriale, della trasformazione del digitale, questa mattina ne abbiamo parlato a lungo, un processo che riguarda tutta la società, dai settori privati ma anche la pubblica amministrazione, quindi siamo dentro a questa grande trasformazione, e dall'altra tutta la questione dell'ecosostenibilità, della sostenibilità, dove abbiamo visto come anche le imprese approcciano questo tema con modalità anche nuove rispetto al passato, che è un'idea proprio di business nuovo in questo ambito. Quindi ci sono tanti fattori in movimento e abbiamo anche richiamato le grandi opportunità che ci derivano dalla nuova programmazione 2021-2027, che rappresenteranno non solo una grande novità per l'Europa, perché stiamo disegnando con l'Europa le nuove strategie, ma anche sul livello nazionale, perché sappiamo che queste politiche europee sono accompagnate da politiche nazionali, dal Fondo Nazionale di Coesione, che è altrettanto importante. Quindi credo che la Regione Emilia Romagna arrivi proprio con i motori accesi e anche con, diciamo, un forte bagaglio di competitività nei suoi vari ambiti, che abbiamo visto anche questa mattina, per affrontare le sfide nuove, ma anche con un nuovo bagaglio di politiche, che è quello che ci aspettiamo dall'Europa e dal livello nazionale per i prossimi anni.